Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Nella celebrazione eucaristica, la nostra anima e il cuore di Cristo si fondono come due pezzi di cera di fronte al calore della misericordia divina. Questo è il grande insegnamento di San Giovanni Maria Vianney, di cui oggi la Chiesa universale fa memoria, raccogliendo la sua grande testimonianza di cristiano e di sacerdote e il dono del suo ministero profuso per il mondo. Umilmente ci presentiamo davanti al Signore, riconosciamo la nostra infedeltà, chiediamo perdono e invochiamo la sua misericordia. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che hai fatto di San Giovanni Maria un pastore mirabile per lo zelo apostolico, per la sua intercessione e il suo esempio, fa che con la nostra carità guadagniamo a Cristo i fratelli e godiamo insieme con loro la gloria senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore, oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Oracolo del Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Parola di Dio. Spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi
rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi. E su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli imperi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Parola del Signore. In questi giorni le pagine profetiche che abbiamo ascoltato nella prima lettura hanno descritto il rapporto Dio-uomo, Dio-popolo, attraverso una grande immagine che rappresenta un dislivello tra la fedeltà di Dio e l'infedeltà del popolo. Delle immagini forti in cui il profeta ci ha comunicato lo sdegno, il rammarico, il lamento da parte di Dio
per la non corrispondenza del popolo al suo amore, alla sua fedeltà. Ma nonostante la situazione fosse così esasperata, si profilava la realizzazione di una grande promessa. Dio non meditava castighi, vendette, ma che avrebbe realizzato la grande e definitiva promessa della salvezza del popolo. Ricordiamo la bellissima e suggestiva immagine che abbiamo ascoltato ieri. Da lontano è apparso il Signore, ti ho amato di amore eterno, per questo ti rimango fedele. Dunque, oggi la fedeltà di Dio si manifesta attraverso la promessa di un'alleanza vera, nuova. Non ricorderanno più il loro peccato perché gli sarà perdonato. Mentre la prima alleanza era stata scolpita nella pietra dell'umanità, della storia, dal fuoco della presenza di Dio davanti a Mosè, questa seconda alleanza che Dio promette e che Gesù realizzerà una volta per tutte è scritta direttamente nel cuore dell'uomo, nel tessuto antropologico dell'uomo stesso. Dunque non è qualcosa di esterno, di separato, di culturale, di visibile, di distintivo, ma è qualcosa che entra nella profondità della pienezza della vita dell'uomo. E il Vangelo ci parlerà di questa nuova legge, quando Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: fiumi d'acqua viva sgorgeranno in colui che crede, dice l'Evangelista. Si riferiva allo Spirito che i credenti avrebbero ricevuto. Poi ancora San Paolo, nella lettera ai Romani, ci ricorda lo Spirito che abita in voi. Dunque, in noi è impresso il sigillo di questa nuova alleanza, che anzitutto è la fede come dono di Dio che entra nella vita, infonde coraggio, trasforma e orienta verso Dio, viene dal Padre. E per mezzo della fede che viene dal Padre noi riconosciamo Gesù come il Cristo, così come è avvenuto nel Vangelo di oggi. San Pietro presenta questa bellissima professione di fede: tu sei il Cristo, tu sei il vivente, tu sei colui che noi cerchiamo, tu sei colui che rappresenta la nostra unica e vera salvezza. E Gesù ricorda: tutto quello che tu dici non viene né dalla carne né dal sangue, ma Dio te lo ha rivelato perché è dentro di te, il Padre mio. E poi c'è anche un altro segno del fatto che Dio ha impresso questa nuova legge nel cuore di ciascuno. È la coscienza. Come è stato affermato nel secolo scorso, la coscienza di ciascun uomo è la messaggera di colui che ci parla in modo velato e che orienta tutto al bene, alla bellezza e alla giustizia. La direzione è quella dell'amore di Dio. Dunque, la nuova alleanza promessa dal profeta è realizzata in Gesù Cristo, noi la viviamo nell'Eucaristia. Quando celebriamo l'Eucaristia ripetiamo le parole dell'istituzione e quando il sacerdote prende in mano il calice dice: questo è il calice della nuova ed eterna alleanza, il sangue versato per tutti. Gesù Cristo dunque ha salvato tutti attraverso il mistero del suo sangue, che è il mistero di una sofferenza che il mondo non può capire, che la logica del mondo non può accogliere. Abbiamo visto nel comportamento di Pietro, da prima confessore della fede, poi viene chiamato Satana. Questo non ti accadrà mai, dice Pietro a Gesù, parlando della sua morte dopo aver ascoltato uno degli annunci della passione. Pietro ha paura e Gesù risponde a quella paura facendolo ritornare al suo posto e ribadendo per il discepolo il primato dell'ascolto e della sequela. Così si è discepoli di quel grande maestro che salva, il Dio, il Cristo fatto uomo. Oggi risplende la testimonianza di San Giovanni Maria Vianney, il famoso curato d'Ars, che ha testimoniato nel mondo la presenza di Cristo come il Dio vivente, l'unto, attraverso la semplicità di una testimonianza umana e sacerdotale senza precedenti. Che cosa ci colpisce di questa sua grande figura? Da un lato, i grandi sacrifici con cui egli è diventato sacerdote a causa della sua scarsa preparazione teologica, culturale, dunque le difficoltà nell'imparare il latino, nel sostenere gli esami. Ma poi, dopo anni, è divenuto il prete più famoso di tutta la Francia, tant'è che si facevano delle file per essere confessati da lui. Anche il vescovo diocesano stava lì in fila insieme agli altri fedeli e ai sacerdoti. E poi, all'inizio del suo ministero, mandato in un piccolo villaggio francese dove rimase per 40 anni e dove
ha contribuito all'incremento della fede in maniera esponenziale. Pensiamo all'incentivazione a partecipare alla messa domenicale. I contadini non erano molto d'accordo a fare questo. Poi la sensibilità alla confessione, dove ha esercitato il potere di legare e di sciogliere che Gesù ha conferito a Pietro, alla Chiesa, nel Vangelo di oggi. Ha incrementato la catechesi delle famiglie, la condotta di vita cristiana, con il passaggio dalle osterie, i luoghi dove a quel tempo si trascorreva la maggior parte delle giornate, un luogo in cui si bestemmiava, si cadeva nel vizio, si uccideva anche qualcuno, un luogo che non faceva risplendere la dignità della vita cristiana. Dalle osterie alla Chiesa, la pietra, la roccia che accoglie tutti, in cui, come abbiamo ascoltato, le potenze degli inferi non prevarranno. Vogliamo invocare l'intercessione di questo grande santo, il patrono dei parroci, per tutti i sacerdoti, per i ministri della Chiesa, perché possano comprendere, come amava ripetere il santo curato d'Ars, la bellezza, la grandezza del ministero sacerdotale, che ancora oggi, nella Chiesa di oggi del 2022, rappresenta quell'eterna alleanza tra Cristo, il suo amore e il nostro peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, Signore, i doni deposti sul tuo altare nella memoria di San Giovanni Maria Vianney. E come per la forza di questi divini misteri lo hai coronato di gloria, così dona a noi l'abbondanza del tuo perdono, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. È Lui il pastore buono che ha dato la vita per le sue pecore e continua a pascere il suo gregge, donando alla Chiesa pastori secondo il suo cuore. Nella vita di San Giovanni Maria Vianney riconosciamo i segni del tuo amore per noi, nella sua voce la tua parola, nei suoi gesti la tua potenza. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo, Padre, fonte di ogni santità.
Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Maria Vianney e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiamo. La partecipazione a questo banchetto del cielo, Dio Onnipotente, rinvigorisca e accresca in tutti noi la grazia che da te proviene, perché celebrando la memoria di San Giovanni Maria Vianney, custodiamo integro il dono della fede e camminiamo sulla via della salvezza da lui indicata, per Cristo nostro Signore. Al termine della celebrazione vogliamo rivolgerci a Maria, Madre del Buon Pastore e Madre dei Sacerdoti, affidandole le nostre intenzioni di preghiera personali, in modo particolare per i nostri ammalati, gli anziani, per quei sacerdoti ammalati, anziani che vivono la solitudine, quei sacerdoti che hanno fedelmente servito la Chiesa, ma anche quei sacerdoti che vivono momenti di difficoltà, di sconforto, quei sacerdoti che non riescono, come abbiamo pregato oggi, a manifestare al mondo la grandezza dell'amore di Dio. Li affidiamo tutti sotto lo sguardo materno di Maria, insieme al Santo Padre. Oggi il Vangelo ci ricordava il primato petrino. Vogliamo ricordare in modo particolare le intenzioni di Papa Francesco. Vergine del Pilerio, Madre della Chiesa, tu sei per noi sostegno, aiuto e speranza. Noi ti ringraziamo e ti benediciamo, ma soprattutto noi ti amiamo. Tu sei la nostra Madre tenerissima, donataci da Cristo sulla croce. Ascolta la preghiera dei tuoi figli. Non permettere che ci allontaniamo mai da te. Rafforza in noi la fede, sostieni la speranza, ravviva la carità. Per te sia lode al Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. O Madonna del Pilerio, nostra gloriosa patrona. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Il Dio della pace, che ha ricondotto dai morti il pastore grande delle pecore, il Signore nostro Gesù, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a Lui è gradito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.